e cominciamo ad ascoltare questo disco. Allora, parte con King del Rap. Devo aprire però le King del Rap Marrakesh, perché voglio leggere le produzioni, chi le fa. E oh, balordi, iniziamo a ascoltare sta traccia. Deleterio la produzione, andiamo a sentire King del Rap. Questo non è un disco, un fisting perché mi fisso. Non diventare niente, c'ho Marco parente ricco. Castere sempre lo stesso testo. Cambia il bicho. E niente, sempre sottovalutato. Vedi che sono stronzo. Vedi che uno poi cresce e si rende conto di quanto era stronzo. Marre sempre pronto, tu sia etero. Dubito che tu. Dubito tu sia etero. View su YouTube, dubito tu abbia seguito. Oh! Come cazzo ti vengono? Perché mi senti e dici come cazzo ti vengono? Ho visto la tua tipa che bella. Tanto di cappello, vorrei darle tanto di cappello. Mamma mia, che rimaccia. No, no, però qualcosa la prende la Salmo, eh. Bello. Bello, si è screcciato, la tromba screcciata. Che lo faceva DJ Craft con DJ Craft con delle roba strafide. E niente, mi sono messo l'autotune perché mi mancava in questo disco. Adesso mi sento di la mia Nina Zidi, che ci voglio un sacco bene. Nina Zidi, siamo passati una serata al compleanno di Grido e stavamo impazzendo perché ci avevamo portato dei dolcetti buonissimi. E eravamo io, Barlo e Fedevara a mangiare, e Nina Zilli, che mangiavamo sti dolcetti buonissimi. Una cosa bellissima. Didi no. Didi no, didi no, didi no. Sì. Didi no, didi no, didi no. Sì. La manager ormai vuole murarmi studio, dice che non scrivo mai. Povera Paola. Povera Paola. Super Mario, dopo che ha preso il fungo, cosa serve che balliamo? Dammi il nome e ti aggiungo. Che faccio resto? Che faccio io? Pago e lascio il resto. Madonna, che produzione. Parti poi come Jackass, il bar diventa un club, le 10 si fa le 3, una birra si fa ciupito, una lingua diventa un dito, due dita diventa che forse l'hai messa incinta. Sì, bambina. Didi no, didi no, didi no. Sì. Vedi che c'è autotune. Allora, c'è da dire che Status, già dai primi pezzi, era un disco che ti rendevi conto che aveva tanto da dire. Qua ci sono due pezzi e sono scialloni. A parte il secondo pezzo di Didi No, che è molto, molto interessante, le belle. Oh, non si mette in dubbio la bravura di Marra nello scrivere, raga, questo assolutamente. Però, confronto a Status, sembra un po' più sciallo, eh. Bello, produzione della Madonna, tutto parti. Parti con un senso, no? Con della testa. Però. Per ora, se devo confrontarlo ai primi pezzi che mi ricordo di Status, un po' meno interessanti per il mio punto di vista. Allora, andiamo avanti con Semtex. Semtex. Ora sotto chi è il prossimo, ho un flow che scotta più del cucchiaino di un tossico. Comodo come l'imperatore nel gladiatore. C'è una certa pressione nel mio cerca persone. C'è ragazze scollate, poco scolarizzate, pollame. Freddo, wow. Polare, le Madonna, ma che produzioni c'ha sto disco? La stessa fame, come quando ho iniziato. Se il suono esploderà, abbiamo acceso le micce. Ormai sto suono esploderà. Wow! Sento il vostro tempo, già si sente il tic. Ah sì, adesso ci sta. Non li salveranno, ma questo è il giorno del giudizio, questo è l'Armageddon. Ormai sto suono esploderà. Ecco, questo è molto più. Più sulle mie corde. Wow, 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 bella, bella, questa figa figa. In faccia, mock. Infatti da Don Joe. Don Joe usava sti suoni quel periodo. Non è per la democrazia che bombardiamo la Libia. Non è che se sei una non è con una sbronza che il problema scompare. Il tuo tempo vale di più. Non è che se la tua squadra vince, vince anche tu. Caspa che ti arriva in faccia. Se sei tra la produzione è. Non è così, frate, non è un pianeta. È roba di Don Joe questa, cioè si sente proprio, c'è la firma. Vendo 100.000 dischi. Non è che se sei anche tu di strada siamo amici. Che se non voti le elezioni non le fanno. Non è che se lei ha la gonna sotto non c'è il cazzo. Mamma mia, dubstep. Ha rovinato tutta la produzione. Oh.
rapper criminale. Riempiono le calze come la Befana e fanno come Mario Merola. Se arriva la madama sono qui. Il quartiere che mi ha dato questo nome, in certi posti, certi giorni non entra neanche il sole. Fotto un cazzo del tuo fisico granitico, al mix sei rachitico. Confronto a te, sono Rakim, sicuro. Adesso ciò che faccio, conosco un criminale, vorrebbe fare il rapper. Conosco un rapper, vorrebbe fare il criminale. Non mi piace la mia melodica del tornello. Da macio a macete, macchiette, dal viaggio di fare il pagliaccio alle vere manette. Vanno male, le lame sanguinate. Pezzo è strano, poi molto 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 strano. E io andrei avanti con giusto un giro con Emischilla. No raga, Emischilla. No, Emischilla no. Esco a fare un giro, torno presto, tiro e non sto più in piedi malato. Anche tu un euro per skippare. Sopra la mia zuppa e poi mi spara una domanda tipo se attaccata Dio come rimorchia un tiro. Oh, ma strano Reneda che parla di scopare. Pensavo ci fosse Mischilla e parlassero di fisica quantistica. Oh, e Mischilla è tanto forte quanto fa dei testi che mannaggia il c***o. Non riesco a farmi piacere. Senti quanto è forte sto Cristiano. Qualcuno mi dona un euro, vi spammo il link per pagare. Ciao. Vi prego. Mi manca ancora due minuti. E canto in auto tu. Giro e non sto. E canto in auto tu. Finito qua. Senti che bomba sei di qua. Grazie. Grazie. Non per avere. Grazie. C'è chi si accontenta e calibra ogni sua scelta. S'attiene ad un futuro già scritto sopra un'agenda. Noi no. Cos'è sto ritornello? Lontananza, amala platonicamente dalla tua stanza. Questa polora flore è tutto un altro paio di maniche. Mani che spalmano per ore una lozione. Poi se l'amber non mi caso mai. Musica, figa e frutti di mare crudi. Per me questa è vita. Tu dimmi per cosa sudi. Faccio i soldi veri oppure ritorno sui marciapiedi. Perché penso che la vita è più interessante agli estremi. Nei miei... Ma perché secondo me all'epoca c'era meno consapevolezza all'utilizzo dell'autotune. Ho detto una cazzata, ho detto a caso. Mi chiedo ora cosa farei con un alare al capo aria. Potrei aver dato un dolore ai miei. Sofisticata ignoranza. Yeah. Ora, il pezzo è molto figo. Il pezzo è molto figo, niente da dire. Questa è noi no. Che si sente un po'. Mi indispone. La skippiamo prima di partire questa traccia, Senicar. Oppure l'ascoltiamo perché qualcuno dice che è canzone del secolo. Cobra, se non è la canzone del secolo, ti picchio. Ok? Io vado, la metto su. Raga, raga, siete delle merde. No, Fumagino, mi fido di te. Fumagino, mi fido. Fumagino, mi fido di te. Ok. Fumagino, io non mi fido di te, però la mando. Oh, so cazzi vostri, avete scelto voi. No, G-U-E, no. Marrakesh. Vabbè, ma cos'è? Scoppiamo le giostre, donne, le giostre male. I vostri beats, le giostre male. Io potevo anche non ascoltarlo questo disco. Lo risolvi sto pazzo, quando lo completi ti appare sto cazzo. Marrakesh. Davvero l'ha detto? Sabbie mobili. No, facciamo finta che l'abbiamo sentita questa. Resta immobile. Restare, spaccare, affermarsi. Qui non c'è il mito di chi si è fatto da solo. Perché chi si è fatto da solo di solito è corrotto. Se wow. Sei un ragazzo ha un virus, una paralisi da ictus. Vabbè, ma questa è una malata prima. Madonna potrebbe essere. Guarda, mi ha fatto dimenticare Senicar. È giusto un giro. È nulla come la spese. Wow. Qua c'è un utilizzo giusto dell'elettronica sulla voce. Bello.
Produzione Madeline. Oh, mi ha fatto dimenticare tutto il resto. Bravo, bella. Sono un sogno contorto. Se mi abbatti, risorgo. La realtà è solo perché Jake la furia. Ma se la vita è una ruletta, allora Dio è un croupier. Stress e paillettes perché cash fa altro cash. Non è per i soldi, per me il lusso è un giocattolo. Soldi servono a non farti rompere il cazzo. Un attimo, in quanto mi riposerò. Solo quando sarò morto, mi riposerò. Solo quando sarò morto. L'impero del male colpisce ancora. Per 15 minuti di fama. Quella grossa, quella pesante, quella che sfama. Questo è il saggio che porto. Vecchioni con la puta, il pappone, la prostituta. Ministri con le tette sui giornali. Oh, non dormo mai sconvolto. Grande Jake, cazzo. Sul volto. Oh, sono fanboy di Jake, non ci sono cazzi. Il mondo scoppia, sono pronto. Niente. Ha spaccato. Jake la furia. Three Kings. È vero, la domanda è: chi non è fan di Jake? Andiamo avanti e sentiamo Quando sarò morto. Vai. Curioso di sentire Salmo qua cosa fa. Metà del tempo a farsela e metà a farsela scendere. Il tempo non lo puoi comprare, lo puoi solo vendere. Crisi dell'Occidente, dissidente, uccidetemi facendolo sembrare un incidente. E poi non c'è, ma non c'è, ma non c'è una cura per l'anima. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Quindi guido la carica. Non riesco a empatizzare col pezzo. Sono vivo, non mi sono accorto. Storia insegna che musicalmente fai molti più soldi da morto. Il vuoto tra le mani, Dio pensa nel genio, sogna nel poeta e dorme tra gli infami. La mia voce chiama quando tutto tace. Lo diceva Abraham, evita la fama se vuoi vivere in pace. Ma piuttosto che a vivere. Testo della Madonna, ma non riesco a empatizzare. E bruciare i miei soldi. La base è strana. Perché ho già toccato il fondo. Cioè non mi arriva a pieno. Sapete cos'è? Secondo me questa produzione non ha dato il giusto peso a tutto il testo. Secondo me è questo che non mi fa empatizzare completamente col disco. Capisco che sono delle hit, sento che c'ha dei testi della Madonna, che tutti quelli che hanno cantato sono fortissimi, ma forse le produzioni non mi stanno facendo innamorare di un disco, come mi hanno fatto impazzire per Status. Queste produzioni non mi danno quel collagene figo che potrebbero avere. Non lo so, cioè capisco al 100% quanto voglia trasparire dal pezzo, si sente quanto è fico, si sente il testo strabomba, un senso logico a tutto, tutto quello che deve essere una canzone rap. Ma forse avrei preferito delle produzioni più classiche per sottolinearne i concetti. Provo a prendermi con Antix. Don Joe, lo sento il beat. Ah, Don Joe. Yeah. Perso me stesso, per un attimo ho perso me stesso. Non sai cos'è la libertà finché non te l'han tolta. E non sembra. Però già questa è già più nelle mie corde, capito? Non è che io sto dicendo che i beat siano brutti, raga. Sto semplicemente dicendo che c'è un divario tra il testo e il beat. E non so per quale motivo non mi fanno empatizzare totalmente col testo della canzone. I beat sono fighissimi. Sono fighissimi. I testi sono fighissimi. I flow sono fighissimi. Ma non riesco. Non mi danno quell'empatia che mi hanno dato in Status. Cambia in un attimo, ero povero di cash e sempre ricco di idee. Il mio umore è come il mare, risente delle maree. Oh, stop un secondo per fare un momento polemica. Lo so che non è il caso di farlo, però mi sono rotto il cazzo. Allora, abbiamo avuto degli attacchi da quando abbiamo cominciato a dire che non capiamo niente di musica, che non avremmo mai combinato un cazzo, che non avremmo mai portato niente di buono nella scena. Ma nel momento in cui l'abbiamo fatto, si sono dimenticati tutti quanti di dire che era una cosa che abbiamo deciso di affrontare, di portare noi sul mercato. Anzi, ci hanno detto: non è merito vostro se lei sta facendo questo, è tutto vero, è merito di Francesca. Però ci siamo dimenticati che gli unici che hanno creduto in questa ragazza che veniva dal buco del culo del mondo eravamo noi, che siamo stati noi a dare i soldi per poter fare le prime cose, che siamo stati noi a portarla in ambienti che altrimenti lei, poverina, la non conoscenza non poteva arrivare da nessuna parte. E non è vero che sarebbe uscita prima o poi, perché nessuno avrebbe mai puntato su una ragazzina di 16 anni che veniva da Vicenza. Ora potete dire il c***o
cazzo che volete, che ce la meniamo, ma non è così. A noi piace soltanto l'idea che Francesca dal nulla sia riuscita a uscire da un nostro, da una nostra idea, e me ne prendo anche la paternità, perché probabilmente sono stato il primo a essere contattato da lei, a sentire sciccherie, la prima versione, e impazzire. Sono stato 2 giorni impazzito, non volevo né dirlo a Joe né a Barlo. Nel momento in cui l'ho detto sono impazziti anche loro, e quindi abbiamo capito che questa ragazza era fortissima, e tutti quanti ancora ci dicono che non capiamo un cazzo, che non sappiamo fare le cose, che non meritiamo, e sta roba mi fa impazzire. Posso anche fare cose da ragazzini, ascoltare le canzoni che non mi sono sentito da anni, ma una cosa nella vita ho fatto bene, la musica, e questa cosa non me la può togliere nessuno, anche se dite che non ne capisco un cazzo, perché voi stessi che dite che non capiamo un cazzo, alla fine fate collaborare all'interno del vostro disco qualcosa che non avreste mai preso da soli. Fine il momento polemico. Un attimo ho perso me stesso, per un attimo ho perso me stesso. La mia libertà, la libertà, la libertà, la libertà. Sono incazzato. Guarda, mi ha fatto sorridere soltanto Enzo Dong, che mi ha appena scritto. Quando ero io, J-Ax. Soffrivo quando ero vivo. Adesso finalmente sanno il mio nome. Bruciare il santo e fare la processione. A cosa serve tutto questo? 4 mi odiano e uno mi sfotte. Il successo non ti rende più forte. Mi sono fatto come un cane ieri notte. Le belle canzoni le scrive chi soffre. Sul pavimento. Raga, J-Ax è un artista. Si fingerà mio amico ogni collega. Gente che da vivo sopportavo a malapena. Qualcuno ci ha basato una carriera intera. Se eravate miei amici, dove eravate quella sera? Non mi fanno male le voci su di me. Non c'è più niente da guardare, soltanto musiche. Anche questo pezzo, testo della Madonna, non sono riuscito a empatizzare con tutto, e posso soltanto dire che è bellissimo, ma non riesco a empatizzare col prodotto. Down 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 da down 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 da down down down. Vita sopra gli standard, sono all'asciutto per fortuna. Mi mancano 17 anni di mutuo. Manager dice sta roba deve vendere, vendere. Però vedi la produzione, qua mi piglia bene. È stato il primo voglia di andare in giro per locali. Rolla un joint e poi con discorsi ci compra le rizla, che mi ha preso un po' di pigrizia. Ho fatto il pezzo stupido e piacere. Però vedi che la produzione già porta di più. Mara Jeddon, e poi ci salutiamo, raga, che sono stanco. Baby sai che caschi male se mi cerchi del grano. Vengo giù con l'astronave, la tre cerchi nel grano. 4 cerchi in lega. Ma questa è una bomba. Ah sì, qua è Salmo. Questa è zona Salmo. È la fine, è la fine, fine, è la fine, è la fine, è la fine, fine, è la fine, è la fine, è la fine, bye, questo qui è il mal, è la fine, fine, è la fine, è la fine. C'è la strofa di Salmo, facevo il tornello. Elefanti laser. Boh raga, che dire. Disco con delle tematiche fighe, liriche fighissime, canzoni sciallone, canzoni stupide, anche divertenti. Non mi fa empatizzare coi testi, perché le produzioni le trovo un po' troppo distanti da me, ma si comprende al 100% che a livello artistico Marra è un grande artista, è uno che sa cosa sta facendo, che sa cosa scrive. Raga, io vi saluto, vi do la buonanotte, grazie per aver seguito il canale, grazie per le sub. Se volete riguardare le live e non siete subbati, dovete subarvi per forza, altrimenti non si possono riguardare. E ci sentiamo e ci vediamo giovedì sera con un altro disco. Molto probabilmente dovrò fare vero. Raga, buonanotte, ci sentiamo.